Questo è il latte bello, questo è il suo fratello, questa è la chiesina. E questo è il campanello. La voce di la bocca sorride al suo fratello. Questa è la chiesina, questo è il campanello. Buongiorno ragazze e benvenute in questo nuovo vlog con Daniel. Mi metto a fuori di luce, eccoci qua. Siamo qua, ci siamo svegliati, la stanza è in subbuio. Che ragazze, quando si ha un bimbo piccolo veramente è difficile riuscire a fare tutto, penso che mi potete capire. E però io ci tengo a mantenere comunque questo canale attivo, ci tengo a comunque avere a parlare con voi, perché comunque anche voi mi date un sacco di consigli, di informazioni, poi mi piace proprio farlo e quindi mi sforzo di farlo, anche se a volte poi stacco tutto perché veramente sono stanchissima. La notte ancora non si dorme, poi gli mettiamo le canzoncine, lui vuole stare sempre in braccio a mamma, bene, portate, ce lo metto vicino e lui si addormenta, è troppo bello, il mio amore è bellissimo. Comunque ragazze, vi stanno piacendo un sacco le foto di Dani, l'ho pubblicato proprio nei giorni precedenti. Oddio, spero di non coprire l'audio con la mano, di non aver coperto l'audio, mio Dio, se no scusatemi. Comunque, tra l'altro già sto provando il latte, che lui ogni tipo 2 ore e mezza comunque, ma anche ogni 2 ore lui ha fame. E ma quanto sei bello, mi guarda fisso. E quindi niente, praticamente che vi stavo dicendo? Ti ho dimenticata. Ah, la foto che abbiamo fatto nella vasca io e mio amore, è vero mamma, è bellissima, del prima e dopo, stupenda. Comunque adesso deve mangiare, inizierà a gridare. Comunque ragazze, io ho scoperto queste canzoncine, tipo quella che vi ho fatto sentire, l'occhio bello, che lo calmano un sacco, vero? Eccolo, eccolo, oddio, adesso forse facciamo la cacca. No, no. Questo è l'occhio bello. No, no, no. La pappa vuole la pappa, la pappa, la pappa. Andiamo a fare la pappa, andiamo a fare la pappa. Ragazze, tra l'altro non so cosa mi sono fatta in faccia, cioè se lui mi ha graffiato, boh. Comunque vabbè, adesso gli sto dando il latte e lui si calma, perché non so, cioè scusatemi per tutto il disordine che vedete ovunque. Però veramente, purtroppo io, infatti vedete, poi sto anche sempre in tuta, perché cioè, è difficile riuscire ad essere fighe con un bimbo di 40 giorni, 40, però forse 50, vabbè, comunque lui è nato il 23 settembre, quindi fatevi il conto, è veramente, veramente difficile. E poi vi devo dire la verità, cioè se devo impiegare tempo per farmi figa, preferisco stare comoda con la tuta e godermi lui. Perché comunque devo lavorare eccetera. Adesso per esempio sto aspettando che viene Dario, che mi dà il cambio, così io posso dedicarmi comunque al lavoro, a fare tutto quello che devo fare su Instagram, il mio lavoro di influencer, un po' tutto, lo shop online. A proposito dello shop online, c'è una fantastica notizia che vi devo dare, ovvero c'è la promozione di Eteria. E poiché in tantissime come me siete innamorate di questi prodotti e non sono mai scontati, ho detto no, ve lo devo dire nel video così approfittate. Ve l'ho detto anche su Instagram, però non so mai se mi seguite tutte su Instagram oppure no, comunque seguitemi perché là è sempre tutto più immediato. E c'è lo sconto del 15% su tutti i prodotti Eteria su caretashop.com, basta che inserite il codice Eteria15. Quindi ragazzi, approfittate perché sono fantastici questi prodotti e vi metto casomai i miei preferiti nel box informazione. Comunque sono tutti bellissimi per il viso, per i capelli, sono top e quindi ve li straconsiglio. Lui nel frattempo si sta calmando, perché non so i vostri bambini, ecco stavo dicendo, ma lui quando deve mangiare è un indemoniato, cioè cose che io dico ok, ho capito, devi mangiare, ma cosa c'è bisogno di gridare così tanto? Lui come un pazzo, anche se magari non sono passate le 3 ore ma 2 ore, lui grida come un pazzo. Quindi vabbè,
Comunque, ragazzi, nel frattempo mi sto stancando anche il braccio perché io ho anche il cavalletto quello portatile, ma ovviamente non lo attacco mai perché sono un genio, sono furba. Quindi adesso io con una mano, ecco, l'ho messo sul ginocchio, con una mano devo dar mangiare lui, con l'altra mano devo mantenere la fotocamera e niente, vabbè. Comunque, ah, ma non sapete una cosa? No, vabbè, ragazze, io vi devo troppo raccontare questa cosa. In pratica io ho fatto un incubo, no vabbè ragazze, ma sembrava così reale, tipo ieri ho fatto questo incubo che ho sognato che io ero incinta, no vabbè, ma non potete immaginare io quanto ero sconvolta. E in pratica l'ho raccontato a tutti i miei, a Dario, a tutti, ho detto praticamente io ero incinta, però scoprivo di essere incinta, però avevo già il pancione e dicevo oh mio Dio no, e poi si vedeva anche il piedino, avete mai visto quei video dove si vede il piedino nel pancione, troppo carini, si vedeva sto piedino e io dicevo no mio Dio come farò con due bambini, perché era un incubo. E in pratica facendo il calcolo sarebbe nato fra qualche mese, quindi io mi trovavo con lui piccolino ed ero di nuovo, dovevo di nuovo partorire. Comunque io no, comunque mi sono svegliata tipo così, ho detto no mio Dio, meno male che è un incubo, cioè vabbè. No ragazzi, perché veramente io sì, ma ammiro tutte le donne che hanno tipo 3-4 bambini piccoli, ma veramente, cioè io, cioè per me siete meglio di Batman, di Superman, e poi ci siete voi, veramente siete super mamma, cioè vi giuro, non, no, 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 vabbè. Comunque adesso mi dedico un po' a lui perché lo devo un po' stimolare, perché a volte si ha stimolare, perché a volte si addormenta, quindi io lo devo un po' svegliucchiare, perché se non prende tutto poi tipo tra un'ora piange di nuovo che giustamente ha fame. E mio amore. Ragazze, tra l'altro a proposito di Etherian, proprio adesso mi sto facendo la routine, quindi vi faccio vedere un po' di prodottini così potete approfittare dello sconto per provarli, perché sono veramente veramente buonissimi, alla bava di lumaca, al collagene, all'acido ialuronico, sono veramente pregiati e risparmiate un sacco. Allora questo qua è il siero alla bava di lumaca, io lo adoro, infatti non so se riuscite a vedere, comunque sto tipo a metà, ed è buonissimo se avete problemi di macchie, imperfezioni, un po' di tutto, perché questo qua illumina, la bava di lumaca è miracolosa, e poi questo qua è puro, puro al 100% bava di lumaca biologico, quindi è proprio di qualità. E la bava di lumaca, vi dicevo, contro i brufoli, l'acne, ma anche le rughe, i segni, le macchie, un po' di tutto, perfezione, illumina il viso. Io veramente da quando lo uso la pelle è veramente molto molto migliorata. Poi, sempre come siero, c'è questo qua che anche mi piace un sacco, che quello nuovo con le particelle di oro, All You Need Super Serum, questo è buonissimo, questo ha anche un fattore molto molto nutriente, quindi se avete anche problemi di pelle secca ve lo straconsiglio, è super super illuminante e perfezionante. E poi ho qua la maschera oro, appunto, che vi consiglio di prendere assieme al siero, oro 24 carati, vedete, c'ha tutte le particelle di oro, questa è favolosa, ed è la maschera appunto Gold Mask. Questa la dovete prendere perché adesso che c'è lo sconto la pagate poco, quindi non la prendete a prezzo pieno, è il momento buono per provare questi prodotti, ragazzi, perché sono veramente veramente fenomenali, credetemi. Poi un'altra cosa che a me piace un sacco è questo qua, il siero di acido ialuronico, è veramente un portento, ragazze, io lo adoro, voi sapete quanto sono fissata con l'acido ialuronico per il viso, ma davvero uno degli ingredienti più preziosi e utili per il viso è questo qua, è biologico, sempre 100% puro ed è buonissimo. Quindi anche di questo qua vale il codice Etherian15 su tutti i prodotti Etherian su caritashop.com fino a lunedì, quindi approfittate perché veramente veramente convengono, e convengono anche a prezzo pieno, quindi veramente secondo me valgono dal primo all'ultimo centesimo. Quindi, cioè, io li comprerei comunque anche a prezzo pieno, però visto che c'è il codice sconto, magari uno ne prende di più, così si ha possibilità di risparmiare qualcosina e di fare scorta. E poi vi consiglio anche questa qua, che è la crema viso anti-age,
Infatti ho lasciato Daniel col papà, ma mi sa che sta addormentato il padre e sta sveglio il figlio, vabbè. Comunque, crema viso anti-age per pelle normale e mista e per peli grassi. Cioè, loro hanno fatto queste creme che sono troppo buone, ragazze, perché sono anti-age, quindi hanno dentro tutto quello che serve per combattere le rughette, eccetera. Però non ungono il viso, perché sono, vedete come si assorbono in fretta, perché odio quelle creme unte che non ti puoi truccare, che ti rimane il viso appiccicoso. Queste, vi giuro, sono ottime anche come base trucco e sono buonissime. Dentro c'è di tutto, veramente rendono la pelle stupenda. E c'è sia questa che è per pelle normali e miste e c'è anche quella per pelli grasse. Comunque vi metto tutti i link dei prodotti nel box informazioni sotto. Per quanto riguarda il corpo, invece, ragazze, che voi mi chiedete sempre consigli contro la cellulite e le smagliature, vi consiglio due cose super fantasmagoriche. Allora, l'olio anticellulite che io sto usando tantissimo, soprattutto adesso dopo il parto, perché ho tanta cellulite da smaltire, lo metto su gambe, glutei, addome, un po' dappertutto, ed è buonissimo perché questo qua è ricco appunto di ingredienti sempre biologici contro la cellulite, è proprio strong. E poi, per renderlo ancora più strong, metto anche la crema, che è la crema della stessa linea, sempre anticellulite, sempre biologica, naturale. Poi piace un sacco che hanno questi applicatori così, quindi tipo anche in palestra oppure in bagno va di fretta, zac zac, non devi aprire, devi fare, ed è buonissima anche questa crema anticellulite, sono veramente fantastiche. E poi invece, per quanto riguarda il rassodamento, quindi rassodare, antismagliature, antimacchie, imperfezioni, c'è questa qua che è la nuova crema alla bava di lumaca, quindi è una crema alla bava di lumaca, acido della frutta, vari estratti anche di liquirizia, vari estratti schiarenti, ma comunque in primis la bava di lumaca, che veramente è una cosa prestigiosa e prodigiosa, e viene utilizzata appunto per eliminare le smagliature e anche prevenirle, perché proprio mantiene la pelle elastica e contribuisce al rassodamento della pelle. E anche se avete, non so, ad esempio peeling carniti, questa fa anche un leggero peeling, quindi elimina macchie, cicatrici sul corpo, peeling carniti, qualsiasi imperfezione, rassoda tantissimo. Poi la cosa bella, vi faccio vedere la consistenza perché è particolarissima ed è molto molto piacevole applicarla, sempre per il fatto che non amo le creme unte. Vedete, questa qua è tipo un fluido che la spruzzi, cioè è tipo una crema spray, e subito si assorbe, quindi subito vi potete vestire. Comunque ve la straconsiglio, cioè crema alla bava di lumaca per il corpo, quindi top. Comunque vi metto tutti i link dei prodotti che vi ho mostrato nel box informazione. Comunque trovate poi tutto nella sezione Eterea su caritashop.com e sono tutti scontati, basta che inserite il codice Eterea15. Ragazzi, approfittate, credetemi, proprio l'eccellenza del bio, io l'avrei chiamato l'eccellenza del bio. In sottofondo si sente l'altalena di Daniel con i rumori bianchi. Comunque volevo farvi vedere la casa ancora addobbata perché è stato il compleanno di Dario e abbiamo fatto una piccola festa qua con amici e familiari, e ancora non abbiamo avuto il tempo di togliere i palloncini, però noi, cioè lui adora le feste, io un po' meno, però mi piacciono questi addobbi e queste cose, quindi non so per quanti giorni rimarranno ancora. E abbiamo anche gli stendini, che non so voi, ma praticamente quando non c'è il sole io vorrei prendere l'asciugatrice, perché è veramente un dramma, soprattutto con i vestitini suoi che sono sempre umidi, quindi io li entro dentro, poi li asciugo col fono, comunque è una tragedia. E guardate qua l'arte del riciclo, questo qua è il cesto che mi aveva fatto mia suocera con i confettini della nascita, vi ricordate, di Daniel. Ho pensato, perché ormai si è svuotato ed è veramente bello, tra l'altro è fatto tutto a mano da lei, ho pensato di utilizzarlo quando i panni sono puliti e li devo portare su, così di solito cado io i panni e tutto. E tra l'altro qua c'è il ciucciottino, vedete, fatto all'uncinetto, che era proprio la bomboniera, risalgo così sopra. No vabbè, ma sono un genio, mi piace questa idea. Ecco, quindi qua ci sono tutti i suoi vestitini puliti che adesso devo sistemare la stanzetta. Volevo far vedere, stiamo comprando un sacco di roba nuova. Tra l'altro una di voi mi ha fatto scoprire sta cosa, che lui adesso misura 54 cm, però è da un mese e 10, cioè 40 giorni, 40-45 giorni, ma
uno o tre mesi già non gli vanno più. Ad esempio questa qua, io vedo qua un mese 52-55 centimetri, quindi è più importante guardare i centimetri. Infatti adesso già vorrei prendere 3-6 mesi, perché praticamente lui è molto lungo, quindi di larghezza gli vanno, ma di lunghezza gli vanno giuste, e non mi piace questa cosa. Ho messo via tante tutine, ragazzi, che dispiacere. Comunque volevo far vedere questo nuovo bavettino che gli hanno fatto i nonni, il tesoro dei nonni. Madonna, sono impazziti, i miei genitori sono impazziti per lui. E questo qua era quello che già avevamo, adesso gliel'hanno fatto con il ricamo dei nonni, troppo carino. E poi qua volevo far vedere un completo, appunto, che mi ha portato mia mamma, che è veramente bellissimo. Di chi è questo? Di Original Marines. Vedete, lei ha preso 3-6 mesi giustamente, perché sennò le cose gli vanno proprio giuste. Non so in base a cosa mettono questi mesi la sterilizzatrice che ha finito. Questo è quello che faccio ogni mattina. Comunque è troppo bellino questo completino, anche per maschietti, ragazzi, ci sono un sacco di cose carine, io non pensavo. Questa qua invece gliel'ho presa io, questa tutina, troppo bellina da prenatal. Ok, adesso vi faccio vedere la sterilizzatrice. Lui è qui sull'altalenina, vedete, si sente il rumore, gli piace tantissimo. E qua c'è la sterilizzatrice che io utilizzo appunto per sterilizzare. Qua c'è lo scaldalatte, c'è tutto quello che io faccio ogni mattina. Vengo qua e metto, ho detto scotta, metto qui dentro. Qui dentro vedete tutti i biberoni, i ciosciottini da sterilizzare, e si inizia la giornata con le varie poppate. Ma quanto è beato, lo adoro, è un vecchietto. Il casino che fa quando viene d'aria, eccola. Babbo Natale. Babbo Natale, è arrivato. Sì, andiamo, Rafael, giro e va di qua. Dove stai, Dario? Eccolo. Guardate, sembra una bimba. E chi ha portato le cose a te? No, Pupo ti aspetta come se avessi portato qualcosa a lei. Oh, amore, quante cose hai portato? Hai fatto acquisti? Sì. Bravo. Questi prenatalizi. Ma il mio regalo per il parto, dove stavo? Voglio sapere. Dobbiamo andare insieme, l'ho detto. Amore, io voglio un regalo, so che sia... Ragazze, ditemi voi, un regalo molto costoso so per il parto. Ma ti ho fatto quel regalo? No, io te l'ho fatto io il regalo, perciò mi devi fare, devi spendere i soldi. Guardate, compra solo per il figlio, no, vabbè. Non ho parole. Che hai comprato? Allora... ho comprato un altro mangiapannolini. Veramente? No, non sì. Ci credo. Amore, già ne abbiamo uno. Ma questo è elettronico, ma sì. Siamo pieni di mangiapannolini. Poi hai comprato poi, più? Queste sono le ricariche. Ok, poi tutine. Bella, questa è carina. Quanti mesi hai preso? Hai preso abbondanza, amore, perché cioè, tuo figlio è lungo, è 3-6 mesi, ok. Oh, questa è troppo carina. Poi vi faccio vedere la sciccheria che ho fatto. La sciccherizia. Bella, questa è bellina. Tu Winnie Pooh. Ah, sono belle queste cose, amore. Sei stata brava. Cappello. E questo già l'abbiamo. No, vabbè, non ci credo. Cioè, vi capita anche a voi che noi compriamo le stesse cose? Ma amore, no, questa è il pantalone. È la tutina che ho appena mostrato. No, vabbè. Vabbè, esagerato, questo, amore, dai. E poi dalla sciccheria. Dalla fine poi dovremo regalare un sacco di cose, quindi... oh, questo è troppo carino, che bello. Chi viene dopo di noi sarà fortunato, perché noi poi regaleremo un sacco di cose a chi ne ha bisogno. Qui, c'è ancora un'altra sciccheria. Questo è bellissimo. Queste tutine. No, adoro. Vabbè, questo... amore, ma quanta roba hai preso. E guarda qua. Babbo Natale! E il cappello? E l'abbiamo preso un'altra parte che non ce l'avevo. Vabbè. Che bella. Amore, ma non sarà un po' grande questa tutina? No, è 62 cm. Vabbè, tu dici fine a Natale. Ok. Guarda qua, calzini. Bello. E guarda qua. E anche questi. I bodini. Bravo, amore. E Pupi ti ha portato il giochino, guarda, vuole giocare, la gelosura. Fai giocare un po' Pupi. Pupi, guarda qua. Che bello. Sì, sì, tutto bellissimo. Stavo dicendo, poi regaleremo tutte le cose, perché stiamo togliendo un sacco di cose. Anche se a me dispiace togliere di mezzo la sua roba, però sono praticamente nuove. Quindi farò proprio un pacco regalo. Per pranzo una cosa velocissima, ossia le uova, ho messo già l'albume, poi ho messo due uova e poi ci metto un po' di fesa di tacchino.
accompagnato da un po' di insalata, due gallette, rapido ragazze, veloce, light e proteico. Ma ci metto anche un po' di sale e pepe. E qua ragazze, tra l'altro queste gallette di mais sono le mie preferite in assoluto. Sono sottili, fragranti, no vabbè, io le adoro. Poi con le uova un po' crude, per 9 mesi non ho potuto mangiare l'uovo crudo e adesso me lo faccio crudissimo. Adoro. Buon appetito. Vabbè che si è fatto tardissimo, come al solito pranzo a orari indecenti, però purtroppo cioè l'orologio è molto relativo quando è un bimbo piccolo, mi capite? Tempo che lui mangia, guardate Pupi. Pupi, ti osserva lei, è vero? Di solito si mette su di me, adesso si è messa lì. Lo sta sempre vicina, vicina a Daniel. Amore, è super protettiva. Super protettiva la gioiellina. Vedete perché mi vesto in tuta, guardate qua. Questo è un rigurgitino, regalino, praticamente da lavare. Mannaggia, pulita era. Ragazze, mentre Dario sta facendo mangiare Daniel, io sto qua, sono andata a prendere il sacco Nanna perché dobbiamo uscire a comprare delle cosine e gli vorrei mettere questo qua, anche se mi sono accorta adesso che praticamente è senza le maniche, è arrivata anche Pupi, mi sono chiesta chissà se lo vendono senza, cioè con le maniche, perché poi penso almeno adesso ancora ma fra un po' comunque farà freddo anche con questo. Comunque è comodo perché i giubbini è un macello, a metterli a toglierli veramente è un macello. E mi sono ricordata di farvi vedere anche prodotti per capelli di Eteria, visto che c'è lo sconto, così potete approfittare. Questi sono i miei must assoluti e tra l'altro sono quelli con cui sto vedendo più benefici anche contro la caduta, quindi favorisco la crescita anche dopo il postparto. Io mi trovo benissimo, faccio sempre un impacco con questo che praticamente il siero anticaduta, si mette prima la lozione, si massaggia, poi gli essenziali sul cuoio capelluto. Questo è una bomba contro la caduta dei capelli, è favoloso, il multi active complex. Invece poi su tutte le lunghezze metto loro capelli con mix di oli vegetali, favolosissimo. Lascio in posa 30 minuti e poi lavo i capelli con lo shampoo capelli sfibrati. Dopodiché tutte le volte che lo lavo utilizzo il balsamo districante, che è buonissimo, districa un sacco. E poi una volta a settimana metto invece la maschera ristrutturante, che è buonissima questa qua e serve appunto per ristrutturare i capelli e dare quel tocco ancora più intenso di nutrimento. Con questa routine mi trovo magnificamente, quindi ve la consiglio. Vi metto anche di questi link nel box informazione e vi ricordo che anche su questi è valido il codice sconto, quindi vi conviene comunque fare scorta, perché io questi qua li uso veramente veramente tantissimo e i capelli diventano sempre più belli utilizzo dopo utilizzo. Adesso sto facendo un po' di acquisti da Yamamai. Compro ormai solo pigiami e tute, no vabbè, che vita. Qua c'è Daniel e qua c'è Dario che è andato a pagare perché io ho dimenticato le mie carte a casa, quindi sta pagando lui, adesso lo becchiamo quando esce. Centro commerciale vuoto perché giorno in settimana è praticamente vuoto. Comprato amore? Sì. Bravo. So che siete curiosi, vi faccio vedere brevemente cosa ho comprato da Yamamai e Lovable. Allora, da Yamamai ho comprato questi slip vita alta che vi consiglio magari invece della panciera, perché appunto queste qua fanno un effetto molto modellante sotto gli abiti, quindi io le adoro, costicchiano. Io ad esempio questa non mi ricordo quanto l'ho pagata, però cioè, ho speso tutte queste cose tipo 200 euro, tipo 15 euro questa costa, l'ho presa di vari colori, ho preso anche un reggiseno molto contenitivo, poi piace tantissimo, sembra tipo di raso. E poi ho preso anche un nuovo pigiama che mi piace tantissimo, questo qua tra l'altro è un tessuto molto leggero, che mi ha detto la commessa è un tessuto che comunque mantiene molto caldo, e pagato questo qua 54 euro, abbastanza, però è un bellissimo pigiama, piace un sacco, c'ha tutte queste cosine di raso e c'ha il pantalone che è sempre questo motivo così. E poi ho preso sopra questa vestaglia che ragazze la amo, è troppo troppo bella, tipo di ciniglia,
E poi porta questi bordi di raso, comunque bellissima, no vabbè, me ne sono innamorata, quindi adoro, vi piace? Ecco, questo si fa il risvoltino e viene tipo di raso. Poi mi piace un sacco per l'intimo, i pigiami, questo colore io lo adoro, quindi anche oggi ho fatto il mio shopping curativo, Ci stiamo preparando per la nanna, lui è in questa posizione, che a lui piace tantissimo perché soffre appunto di colichette e in tante me l'avete consigliato. Devo dire che comunque trova beneficio. Comunque, noi ci stiamo preparando per andare a dormire, volevo far vedere questi qua che sono troppo troppo buoni e sono dei profumi per conciliare il sonno. Si chiamano Profumo della Buonanotte, sono fantastici e sono una novità che ho inserito sul mio shop online. Io me ne sono innamorata, poi hanno delle fragranze così buone. Poi la cosa pazzesca è che non solo le potete mettere sul cuscino, appunto in camera da letto, non hanno alcol, non hanno ingredienti chimici, hanno ingredienti dannosi e sono appunto certificati, vedete? Certificati ecobiologici e poi la cosa bella è che essendo appunto così naturali, senza alcol, eccetera, amore, sono perfetti anche da utilizzare sul corpo e sui capelli. Infatti, io le uso anche come acque profumate corpo e capelli, ragazzi, sono fantastici. C'è questo qua floreale, sinfonia verde, legni e spezie pure buonissimo. Comunque sono buonissime. Vi metto i link anche di questi qua nel box informazione perché anche questi sono scontati perché sono delle novità. Quindi anche questi li trovate scontati su caritashop.com. Ragazzi, se fate l'ordine, provateli perché. Beh, ve ne innamorerete e li userete anche per capelli, per corpo, perché hanno degli ingredienti naturalissimi. Quindi adoro. Adesso lui proverà a dormire nella culettina, ma finirà a dormire nel letto con mamma e papà. E qua c'è il suo cuscinettino antisoffoco. È bellino. Con questo cuscino dorme molto più piacevolmente, sta proprio più comodo con la testolina. Vabbè, buonanotte, buonanotte anche da Daniel. Cioè, buonanotte, si fa per dire.